Bentrovati, con questo nuovo video vediamo un altro software, un'altra applicazione che ci consente di creare delle mappe o dei diagrammi, e questa applicazione si chiama Inspiration Maps. Allora, Inspiration Maps rispetto agli altri software come CMap che abbiamo visto in un altro video, consente di fare sostanzialmente le stesse cose, ma permette di poterlo fare in modo molto più rapido e anche più libero, nel senso che permette di fare anche diagrammi, con molti simboli, con linee di collegamento particolari, con o senza preposizioni. E questo è soltanto, diciamo così, un modo leggermente differente di fare più o meno le stesse cose. Caratteristica invece veramente importante di CMap è quella che ha la possibilità di poter creare delle mappe in modo praticamente automatico partendo da un elenco puntato e viceversa, nel senso che una volta che viene inserito un nuovo elenco puntato o un nuovo nodo nella mappa, automaticamente viene aggiornato il corrispondente. Questa è una funzione molto utile, molto comoda e che ha, diciamo così, un bel utilizzo soprattutto nei casi di DSA, disturbi specifici di apprendimento. Questo software è disponibile per iPad e per Mac. Mi vorrei soffermare soprattutto sulla app per iPad. L'app per iPad, diciamo che ha un costo, anche se esiste una versione gratuita con delle limitazioni che permette di salvare fino a un certo numero di mappe, insomma alcune limitazioni. Altrimenti bisogna acquistare l'app, che ha un costo attualmente di 10 euro circa, 9,99, ma che permette di poter fare tranquillamente qualsiasi operazione e vedremo, insomma è veramente interessante. Bene, vediamo adesso Inspiration Maps all'opera. Lanciamo l'app. E appare subito, diciamo così, una schermata nel nostro iPad, che ci permette di avere a disposizione tutta una serie di template preconfezionati, che sono template già impostati con tutta una serie di diagrammi, di alberi, elenchi puntati, loghi, immagini e così via. Quindi possiamo tranquillamente scegliere nell'ambito di questi, oppure, nel nostro caso, cliccando sul pulsante più. Iniziamo a costruire una nuova mappa da zero. Come potete vedere, in base a quello che dicevo prima, abbiamo due possibilità: o di creare la mappa partendo da un diagramma o partendo da un elenco puntato. Ma le due cose poi di fatto sono parallele. Allora, iniziamo dal diagramma. Vedete, nella schermata iniziale viene subito proposta l'idea principale. E in questo caso possiamo iniziare tranquillamente a creare la mappa come abbiamo fatto anche con CMap. E in questo caso iniziamo con le stesse cose che abbiamo messo nel video precedente e scriveremo all'interno di questa forma la rivoluzione industriale. Eccolo qua. Ecco, come potete vedere, abbiamo anche qui le solite possibilità di poterlo spostare e di poterlo con una freccia collegare ad un altro fumetto o ad un altro nodo. Nel caso precedente abbiamo anche la possibilità, con questo segno a forma di annotazione sopra, di creare una vera e propria annotazione. Qui possiamo mettere un testo qualsiasi. Questa annotazione è visibile soltanto quando noi vogliamo. Nel senso, rimarrà questo logo sopra e cliccando apparirà l'annotazione. Bene, a questo punto abbiamo creato un collegamento e qui possiamo scrivere tranquillamente che la rivoluzione industriale produce cambiamenti. Eccoci qua. E a questo punto questi cambiamenti possiamo andare a vedere dove vengono prodotti. E possiamo mettere un logo e scrivere nell'architettura. Ok, dallo stesso concetto possiamo mettere un altro logo e scrivere nell'urbanistica. Mettiamo sempre maiuscolo. Vedete
Nell'urbanistica, eccoci qua. Allora, questi due loghi sono facilmente, diciamo così, posizionabili al nostro iPad come crediamo meglio. Possono essere anche modificati, e adesso vedremo come. La cosa importante, vi dicevo all'inizio, abbiamo la possibilità di avere la doppia visualizzazione, o sotto forma di mappa o sotto forma di elenco puntato. In alto a sinistra, appunto, ci sono questi due pulsanti che permettono di passare da una modalità all'altra. Vedete, cliccando qui noi abbiamo, diciamo così, un elenco puntato già fatto, pronto, in base alla nostra mappa, ma potrebbe essere anche il contrario. Per esempio, se noi qui aggiungiamo in altre arti, scriviamolo bene, in altre arti. Ok, chiudiamo. Se ritorniamo al nostro logo, vedrete che abbiamo un altro concetto collegato al principale. Questa è una funzione veramente interessante. Allora, rispetto a CMAP, possiamo utilizzare le proposizioni oppure no. In CMAP, di fatto, è obbligatorio. In questo software, per default, diciamo che non c'è, ma potremmo anche metterlo, nel senso che basta fare doppio tap nel mezzo di una linea di collegamento, e qui possiamo scrivere per esempio produce, mettiamo qui e togliamo cambiamenti e lo togliamo dal fumetto in modo da poter avere una visualizzazione analoga a quella di CMAP. Per poter editare, diciamo così, un fumetto, abbiamo tutta una serie di opzioni. Eccoci qua, qui in questo modo possiamo mettere anche una ulteriore idea. Ecco qua, dobbiamo tappare sul pulsantino con la I. Qui abbiamo modo di poter fare tutte le editazioni che vogliamo. Possiamo scegliere come mettere il testo, possiamo scegliere il colore del nostro fumetto. Ok, adesso mettiamolo di questo colore qui. Possiamo scegliere il tipo di linea, il colore della linea e così via. Possiamo anche scegliere lo spessore della linea. Possiamo andare al testo e qui scegliere il carattere. Possiamo cambiarlo, modificare la grandezza del carattere, anche con i tasti più e meno in modo molto più rapido, il font del carattere, mettiamolo bianco, no, bianco si vede poco, giallo, peggio, e un font scuro, ecco, rosso. E possiamo anche scegliere se giustificarlo a destra, a sinistra o così via. Possiamo anche associare un audio a questo nostro fumetto, registrando qualcosa e in modo che poi dopo tappando su quel nodo, su quel concetto, possa partire anche l'audio. E possiamo anche scegliere il tipo di diagramma, vedete, da associare alla nostra, alla nostra mappa. Ma queste non sono le uniche possibilità che abbiamo. Possiamo tranquillamente inserire tutta una serie di immagini e di loghi a posto dei concetti, a posto delle varie mappe. In particolare in alto a sinistra c'è questa sorta di iconcina tipo quadro che ci permette di avere tutta una lunga serie di opzioni. Abbiamo quindi vari fumetti, ecco qui pronti, adesso ne prendiamo solo alcuni. Abbiamo tutta una serie di loghi già pronti, che sono tutta una serie di clip art classificate per tanti tipi in cui noi possiamo, con un doppio tap, scegliere quello che vogliamo e questo diventa a tutti gli effetti un nodo, un concetto che possiamo collegare a ciò che vogliamo. E ce ne sono veramente tanti: matematica, scienze, loghi sulle piante, di letteratura, di storia e così via. Ma possiamo anche, scorrendo, ne possiamo trovare veramente tanti, ma possiamo anche mettere delle immagini, immagini prese anche dal nostro rullino. Adesso per errore ho tappato su camera, quindi in questo caso posso fare delle foto direttamente con l'iPad, ma nel nostro caso possiamo prendere anche delle foto dal nostro rullino fotografico. Qui per esempio ci sono delle foto di alcuni cantieri, le possiamo tranquillamente prendere e mettere, collegarle come vogliamo, con un concetto, possiamo collegarle con un'immagine di una persona, con quello che crediamo opportuno. In questo modo
possiamo tranquillamente e facilmente realizzare dei diagrammi in modo estremamente semplice, in modo anche molto accattivante. Questo è uno strumento che in mano ai ragazzi risulta particolarmente potente. La condivisione delle mappe avviene in vari modi, può essere, diciamo così, salvata, può essere inviata al Dropbox, a iTunes, la mappa può essere salvata come immagine nel rullino fotografico. Ci abbiamo anche tutte altre opzioni in funzione anche delle app che sono installate nel nostro iPad e possiamo anche stamparle con una stampante AirPlay. Questa mappa si può tranquillamente stampare. Le possiamo anche inviare per email. Nel momento in cui decidiamo di inviarla per email, possiamo scegliere se inviarla come un documento originale di Inspiration Maps, inviarla in formato PDF o in formato grafico PNG. E tornando poi dopo con la nostra casa alla nostra, diciamo così, home page, possiamo qui avere tutte le mappe in locale sviluppate sul nostro iPad. Qui ci sono tutta una serie di mappe già pronte che sono state fatte in periodi precedenti, mappe di design in varie scuole, mappe più semplici. Questa è una mappa scolastica fatta con gli studenti relativamente al piano regolatore generale, in modo molto semplice, e vedete c'è sempre la corrispondente rappresentazione sotto forma di elenco puntato. Insomma, è un software veramente interessante e anche se nella funzione completa ha un piccolo costo, sicuramente possiamo dire che sono soldi spesi bene. Bene, grazie per l'attenzione e a presto per un nuovo video.